Ieri l'abbiamo vista sfilare su red carpet e ricevere il Leone d'Oro alla carriera. Oggi invece Sigourney Weaver, che conosciamo come l'iconica Ripley della saga di Alien, che conosciamo come musa di James Cameron, ma anche come icona delle donne carriere degli anni Ottanta nell'omonimo film di Nichols, si è raccontata in questa masterclass, in questo momento di incontro con il pubblico in cui ha ripercorso appunto tutti i film che l'hanno resa così famosa e ha raccontato una Hollywood piena di uomini in cui lei ha saputo trovare i registi giusti, magari non ancora famosi, magari non ancora lanciati, ma che sono sempre stati in grado di rapportarsi con lei alla pari, di tenere nella giusta considerazione le sue opinioni e di darle libertà anche quando lei era in disaccordo con loro. Per sapere cosa è stato per lei Alien, cosa farà nei prossimi Avatar e com'è stato lavorare con Brian Fumel e Ben Mikkelsen, potete leggere la traduzione completa dell'incontro, sempre come sempre, su The Observer.